Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come fare l'aggiornamento firmware delle riceventi FR Sky Slim e Slim Plus. In questo tutorial userò una Slim, ma il procedimento è identico anche per la Slim Plus, in quanto condividono lo stesso firmware. Il firmware che installeremo sarà Flex. Mi raccomando, assicuratevi di aver installato questo firmware anche sul modulo R9M. Per installare Flex sul modulo, seguite il mio tutorial cliccando la scheda in alto a destra o in descrizione. La prima cosa da fare è andare sul sito FR Sky e scaricare il firmware, trovate il collegamento in descrizione. Clicchiamo Flex Firmware, poi scarichiamo l'ultima versione disponibile. Estraiamo l'archivio e cancelliamo il file zip perché non ci serve più. All'interno della cartella ne troviamo altre due. La prima contiene i firmware per l'R9, Slim e Slim Plus, l'altra per l'R9 Mini e l'R9 MM. All'interno della prima troviamo quattro file. I primi due sono per l'R9, gli altri due per la Slim e Slim Plus. I due file che abbiamo sono uno per il protocollo tradizionale SBUS più SmartPort, l'altro per il protocollo FPort. Se volete usare la telemetria, consiglio di installare il protocollo FPort perché è più pratico. Per maggiori informazioni su come utilizzare il protocollo FPort, potete seguire la mia guida in descrizione. Quindi copio il firmware FPort nella cartella firmware della Taranis. Per aggiornare il firmware utilizziamo i pin VCC, SPort e GND. Potete tranquillamente usare il cavo originale ed aggiungere un connettore servo. In alternativa potete crearne uno da utilizzare solo per gli aggiornamenti, come ho fatto io. Se avete bisogno dei cavi servo, vi lascio il link in descrizione su dove trovarne. Per aggiornare la ricevente utilizzo una QuickSet. Se avete una X9D dovete usare la porta sul retro della radio. I passaggi sono leggermente diversi. In descrizione trovate il mio tutorial su come aggiornare il firmware con la Taranis X9D. Colleghiamo la ricevente alla Taranis. Ricordiamoci di posizionare la terra a sinistra, il positivo al centro e il segnale a destra. Teniamo premuto a lungo il tasto menu e andiamo a pagina 2. Scendiamo verso il basso e selezioniamo la cartella Firmware. Scegliamo il firmware che dobbiamo installare e premiamo a lungo Enter. Se abbiamo collegato la ricevente nello slot SPort, come ho fatto io, scegliamo Flash SPort. Se invece la ricevente è collegata nel vano sul retro della radio, scegliamo Flash External Module. Clicco su FPort per far partire l'aggiornamento. Una volta terminato il processo, il firmware è installato, possiamo usare la ricevente. Come abbiamo notato nel video, è presente solo una versione del firmware invece delle classiche LBT e FCC. Questo perché il firmware Flex è unico sia per la versione europea che internazionale. Saremo noi, dalle impostazioni della Taranis, a scegliere se farlo andare a 868 MHz, quindi europeo, o a 915, quindi non europeo. Questo era il mio tutorial su come fare l'aggiornamento firmware delle riceventi FR Sky Slim e Slim Plus. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.